Ragazze, ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video, oggi molto Nicole Style perché spacchetteremo assieme diverse cosine, compreso come al solito il mio shopping pazzo. Oggi non è particolarmente pazzo, ho fatto di peggio, diciamo così, però ultimamente mi sono piaciute diverse cosine da Saint Laurent in particolare e quindi ho fatto un bel po' di shopping. Allora abbiamo una busta che ho preso io fisicamente dal centro commerciale perché quello che volevo non l'avevo trovato sul sito, quindi sono andata in negozio la pigrizia, prima provo online se non ci riesco vado in negozio, però ho trovato quello che volevo e poi ci sono non una ma ben due scatole sempre di Saint Laurent da spacchettare assieme ragazzi, quindi sì, oggi è stato un po' un caso, ma appunto ho preso diverse cosine tutte dallo stesso brand e poi come al solito ci sono anche diverse cosine beauty e make up che vi devo far vedere, alcune cosine mi sono state inviate dalle aziende, altre invece sono acquisti che ho fatto io e voglio iniziare proprio da Labcare ragazzi, mi è arrivato un nuovo pacchettino da Labcare e ci sono le novità di cui già vi ho parlato su Instagram, forse dovrei parlarvi di più di Labcare anche qui su YouTube, so che è un brand che vi sta piacendo moltissimo, made in Italy, ingredienti naturali e appunto non so se qui su YouTube già vi ho parlato dei prodotti appena usciti che sono, uno è, in realtà volevo parlarvi prima di questo, uno è il Pink Oil, a parte che io amo il packaging di questo prodotto che è troppo troppo carino con tutti i rossettini, lo specchietto, vabbè, troppo carino. Questo è un olio multifunzione, struccante, detergente ed idratante. Strucca molto bene il viso e gli occhi, non bisogna andare a sfregare tantissimo perché appunto lo scioglie in un nanosecondo anche il trucco waterproof e mi piace perché è estremamente delicato. Proprio per questo non sto utilizzando più le acque micellari che si struccavano bene, però mi lasciavano sempre il viso un pochino troppo sensibile, cioè sentivo comunque la pelle che un pochino ne risentiva dopo l'acqua, dopo aver usato l'acqua micellare, cosa invece che non mi succede da quando utilizzo solo oli e burri struccanti per rimuovere il make-up, ragazzi. Se avete la pelle sensibile è la svolta. Io veramente pensavo che l'acqua micellare fosse la cosa più naturale possibile, che va benissimo su alcuni tipi di pelle, ma credetemi, se avete la pelle sensibile, delicata, che insomma è sfigatella come la mia, dovete provare appunto oli, burri struccanti che sono molto molto più delicati. Contiene olio di mandorle dolci ed olio di crusca di riso ed è appunto delicatissimo, super efficace, lascia la pelle morbidissima. E poi altro prodotto, novità da Labcare, e questa è la Sugar Face, che è una maschera scrub idratante per il viso. Anche questo è un prodotto multifunzione, si può utilizzare sia come scrub meccanico perché contiene zucchero di canna, quindi i granelli vanno naturalmente ad esfoliare la nostra pelle se la massaggiamo. Se invece decidiamo di applicarla solamente come maschera, quindi senza andare poi ad usare il nostro scrub, si trasforma in una maschera nutriente. Questo prodotto è fantastico. Anche qui abbiamo ingredienti naturali: zucchero di canna, semi di nocciolo e mandorla, burro di karité, olio di cotone, olio di semi di girasole bio e vitamina E. È molto molto consigliata, specialmente adesso con l'arrivo dei primi freddi, quando la nostra pelle con il freddo, il vento, insomma, ne risente molto, ha bisogno un po' di idratazione in più. Poi altri due prodotti che sto amando e sono felicissima che me ne siano arrivati due nuovi, perché non so quanto mi dureranno, li sto usando un sacco, sono la crema per il viso acido ialuronico a 5 pesi molecolari e della stessa identica linea c'è anche il contorno occhi appunto con acido ialuronico a 5 pesi molecolari. Come sapete il primo prodotto uscito di questa linea è il siero viso che io ho amato, sto amando, lo uso sempre, ma adesso appunto si è ampliata la gamma e posso utilizzare anche la crema viso e vado sempre a mischiarci il siero acido ialuronico all'interno, si può utilizzare mattina e sera, è molto delicata e va benissimo per tutti i tipi di pelle, per tutte le età. E poi appunto il contorno occhi ha le stesse caratteristiche, quindi va benissimo per tutte le tipologie di pelle, si assorbe in fretta, molto delicata. Ma la figata di questi prodotti è che contengono acido ialuronico, ragazzi, ed è molto importante andare ad integrare l'acido ialuronico
ironico nella nostra skincare, non solo dopo i 30 anni come si tende a pensare, ma è un ingrediente che va implementato da subito perché aiuta a mantenere la nostra pelle idratata a lungo. E poi altro prodotto che mi è arrivato, che sono molto contenta di utilizzare nuovamente, è la crema riparatrice totale, che si può utilizzare sul viso, sulle mani, sul corpo. È proprio una crema multiuso, appunto, va benissimo per andare a nutrire qualsiasi area del corpo. Tra gli ingredienti ci sono l'aloe vera, le mandorle dolci, l'albicocco, la macadamia, l'avocado, il carciofo, il burro di karité. Insomma, andate a dare un'occhiata assolutamente a questi prodotti, vi lascerò il link qua sotto nel box informazioni e anche agli ingredienti, che sono sempre fantastici. E non dimenticatevi che, come al solito, c'è un codice sconto che vi posso dare per l'upcare se volete provare questi prodotti, è KISS40 il codice sconto, ve lo metterò qui in sovraimpressione, e vi dà diritto, ragazzi, al 40% di sconto su tutto il sito LabCare con una spesa minima di 79 euro, importo poi ancora da scontare, quindi trovate appunto il link qua sotto nel box informazioni. Altra cosina, allora, queste sono delle cosine, ragazzi, che ho acquistato io perché mi ci sono trovata troppo bene. Questo è il primer di Fenty Beauty, se non sbaglio ne ho presi due. Sì, ho preso sia il mattifying primer che il primer più opacizzante, che è più indicato per le pelli grasse. Questo primer mi era stato inviato dal brand quando è uscito, me ne sono innamorata, adesso non posso più farne a meno, è fantastico per tenere a bada la lucidità, e tra l'altro fa durare il fondotinta perfetto fino a sera, ragazzi, è fantastico. E poi, sempre appunto di Fenty Beauty, ho preso l'altro primer, che però ho già utilizzato oggi per truccarmi, perché l'altro avevo finito, eccolo qua. L'altro primer, ragazzi, è il questo era il Pro Filter Mattifying Primer, quindi primer opacizzante. L'altro invece è il Pro Filter Instant Retouch Primer. Questo non è un primer propriamente opacizzante, quindi se appunto avete la pelle mista grassa, molto lucida, vi consiglio piuttosto quello opacizzante. Se invece avete una pelle normale, questo, ragazzi, è fantastico. Comunque tiene a bada la lucidità della pelle, ma non naturalmente tanto quanto questo. Questo l'ho preso per utilizzarlo più nei giorni in cui mi sento la pelle secca, cioè ad esempio se c'è tanto vento e la mia pelle si secca tantissimo sulle guance, non posso andare ad utilizzare questo, che sarebbe un pochino troppo opacizzante, e quindi vado a utilizzare questo. Mi trovo benissimo con entrambi, quindi super consigliati. Per qualche strana ragione di Fenty Beauty non mi piacciono i fondotinta, ma adoro i primer. E poi, altro prodotto che ho preso molto random, ma ci tenevo ad utilizzare questo, però perché la mia amica, che è dermatologa, mi parlava dei peptidi, non lo so, nella hair care, nei capelli, quindi mi informerò meglio. Però ho visto questo su Sephora di The Ordinary ed ho voluto assolutamente provarlo, e questo è il Multi-Peptide Serum for Hair Density, quindi aiuta a rendere i capelli più densi, quindi ad avere più volume praticamente. E appunto è un ingrediente che ci tenevo tantissimo a provare. Voi lo sapete, io ho l'extension non tanto per la lunghezza ma per il volume, perché i miei capelli sono estremamente sottili, super piatti, cioè il volume proprio non c'è, manco a cercarlo, proprio non c'è il volume, quindi sono sempre alla ricerca di prodotti che riescono a darmi appunto volume, densità tra virgolette, anche se ho tanti capelli, solo che sono super sottili. Quindi vi farò sapere com'è questo prodotto. Devo essere onesta, non ne ho sentito parlare, è stato un acquisto di getto, l'ho visto, ho detto bam, ok, proviamolo, vediamo, ma vi farò sapere. Altra cosina che vi devo far vedere, questo mi è arrivato dal brand, sono di Diego Dalla Palma e sono i nuovi rossetti Stay On Me, eccoli qua. Le colorazioni posso già vedere che mi piaceranno un sacco, perché sono tutti nude, un pochino più chiari, un pochino più scuri, nude rosati. Hanno una tenuta fino a 12 ore e un finish opaco come piace a me, e voglio farvi wow, questo colore è fantastico. Penso che sia il mio preferito, il 214, decisamente come tonalità. E voglio, wow, sono, ragazzi, sono morbidissimi. Di solito i rossetti opachi sono
non sono così morbidi, questo è molto sleek, penso che sia molto idratante sulle labbra e vi faccio lo swatch poi anche del 213 che è invece un pochino più caldo come sottotono, ma sono, faccio vedere anche il rossetto in stick, sono molto molto belli. La mia mano bianchissima, cadaverica, sorvoliamo. Poi mi è arrivato un pacchetto pazzesco anche da Benefit. Andiamo a vedere all'interno che cosa si nasconde. Primo prodotto, il The Pore Professional Super Setter, lo spray fissante di Benefit. Sto per finire il primo flacone di questo prodotto, che non è uscito da tantissimo, ma è diventato il mio spray fissante preferito. Praticamente sto usando solo questo, mi ci trovo benissimo, fissa molto molto bene il make-up e quindi fa il suo dovere, non c'è tantissimo da dire su questo prodotto, ma fa quello che deve fare. Poi mi hanno spedito due box con le polveri, uno è l'illuminante, vi faccio vedere subito l'illuminante cookie, eccolo qua, molto molto bello, che io già ho ed ho utilizzato anche oggi, però fa parte di una palette, adesso ho anche il prodotto singolo. E poi c'è Giorgia, che è invece un blush luminoso e questa è una nuova colorazione, è molto chiaro e si adatta a tutte le colorazioni di pelle, molto neutro come colore. Poi mi hanno spedito due Precisely My Brow Pencil in colorazione 2.5 e 3.5, forse 2.5 e 3 era meglio perché mi sa che la 3.5 è un pochino troppo scura per me. Eccolo qui, da una parte c'è la matita con mina sottile molto precisa, dall'altra abbiamo lo scovolino. Super contenta che mi abbiano spedito anche due nuove Brow My Microfilling Pen, già avevo questo prodotto, l'ho finito ed è fantastico per dare, specialmente quando faccio la laminazione alle sopracciglia, perché va a fare tre tratti in uno e quindi le rende molto più dense, ti va a riempire i buchini che con la laminazione forse si vedono ancora un pochino di più. Mi hanno spedito sia la light brown che la medium brown e questo è il prodotto, packaging troppo carino, sembra una bacchetta magica e questa è appunto la punta a tre punte. E qui ve l'ho swatchata per farvi capire appunto il risultato che ti può dare, che è molto molto naturale e va a mimare proprio l'aspetto dei peletti. Super contenta che mi sia arrivata una nuova confezione del The Real Magnet Mascara. Ragazzi, questo è uno dei miei mascara preferiti di sempre. Si mette al primo posto con l'altro mascara di Benefit, è il Better Than Sex. È fenomenale, fenomenale. Il packaging è anche molto molto carino, appunto con questa calamita sul tappo. E questo è il prodotto. Scovolino in silicone, super super preciso, non crea grumi e non sbava, è fantastico. Tra l'altro sono stata a Gardaland, come sapete se mi seguite su Instagram, qualche giorno fa e mi sono dimenticata di truccarmi in modo waterproof, cioè con prodotti resistenti all'acqua, quindi ero convinta che il mascara a fine giornata mi sarebbe tutto colato giù, invece no ragazzi, ed ho utilizzato questo. Non voglio dire che sia waterproof, ma voglio dire che è molto molto resistente, perché nonostante tipo uscita dai tronchi io appunto fossi completamente fradicia, questo ha resistito molto molto bene. No vabbè, adoro Benefit, loro lo sanno che io amo i mini size, quindi mi hanno mandato un sacco di mini size. Allora c'è il mini size del The Pore Professional Primer, quello standard, e poi altri due mini size, uno della polvere Sugar Bomb, l'altro della Terra Dallas. Ve li metto a confronto con il full size, appunto questo è più piccolino, che carini, adoro i mini size. Poi mi hanno spedito il The Pore Professional Hydrate Primer, che è però più indicato per le pelli secche, per la mia forse un pochino troppo idratante. Altro mini size della Play Tint, non penso di aver ancora provato questo prodotto, che è una tinta labbra e guance. È molto molto carino il pack. Ma arriviamo finalmente alle cosine Saint Laurent che vi devo far vedere, che finalmente aprirò con voi, perché come sapete quando faccio acquisti di un certo genere che voglio spacchettare con voi, io lascio sempre tutto lì impacchettato, poi non vedo l'ora di filmare il video così poi posso effettivamente utilizzare le cose e quindi
questo, iniziamo da questo, che è appunto la cosa che sono andata a prendere fisicamente al centro commerciale, che ormai mi fa strano perché prendo tutto solo online praticamente, però a 5 minuti da casa mia, praticamente nemmeno, c'è il centro commerciale, che ha anche un negozio vero e proprio di Saint Laurent all'interno, e potete già vedere che si tratta di un paio di occhiali. Ragazzi, questi li ho visti da Veronica Ferraro, che io adoro, e su Instagram sono impazzita per questi occhiali. Ho visto che la forma mi sarebbe stata bene, perché io ho un viso piccolo e rotondo, non lo so, e non mi stanno bene tantissimi occhiali, ok? E quindi riesco già ad intravedere un paio di occhiali dalla forma se potenzialmente possono starmi bene oppure no, e questi ho visto subito, che adesso mi direte che mi stanno malissimo, però appunto ho visto subito che la forma poteva essere adatta a me. Sono andata online, non c'erano, cioè ce n'erano di simili con il logo che mi piace troppo. Qui sulla stanghetta, eccolo, così lo vedete un pochino meglio, c'è il logo Saint Laurent tra l'occhiale e la stanghetta. E appunto online ce n'erano diversi con questo logo eccetera, ma io volevo questa forma. E ragazzi, appunto online sold out, sono andata in negozio, era l'ultimo paio, ne avevano solo ancora un altro, che erano quelli da esposizione, che non consiglio di comprare, ecco. Quindi super super felice, li provo, così vedete come mi stanno. Vabbè, li ho messi un po' male, ok? A me fanno impazzire, ditevi quello che volete, io li adoro, e visto che ho letteralmente distrutto quelli di Saint Laurent, che vi piacciono tantissimo anche a me, li indosso sempre, quelli sempre, se mi vedete indossare occhiali da sole, sono quelli di Saint Laurent, però li ho praticamente distrutti, disintegrati, perché io non uso mai le custodie, quindi lancio gli occhiali nella borsetta, con le chiavi si rigano tutti e succede il disastro. Sì, lo so, dovrei stare più attenta, però ho preso questi e li amo alla follia, sono troppo belli, peccato che non ci sia il sole qui in Olanda per poterli indossare chissà fino a quando, però sì, e la custodia è molto molto semplice, non mi hanno dato nessuna box, appunto solo la busta e questa custodia. Arriviamo alla seconda scatola Saint Laurent, ragazzi, questa non so, dal peso, sì, dal peso penso di aver capito di che cosa si tratta, perché sono uguali, identiche le due scatole di Saint Laurent, ed è passato anche, sono passate un paio di settimane da quando le ho prese, ma poi sono state in Italia e ce la farò, ragazzi, ok? Tipo antifurto, ed erano rimaste qui appunto in attesa che io le spacchettassi. Ta-da! Ta-ta-ra, ta-ta-ra, solita musichetta che alcuni amano, altri odiano. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. Questa è una, forse l'avete già visto, questa è un'altra cosa che io ho visto da Veronica Ferraro, cioè ho visto due foto sue, basta, sono andata da Saint Laurent, cioè, quindi forse non dovrei vedere le sue foto per il mio portafogli, però evidentemente lei mi piace così tanto che ho preso ispirazione anche per questo, ragazzi. È un cappellino semplicissimo, nero, con il logo Saint Laurent qui davanti. Questo è un adesivo che naturalmente va tolto. Quello qui è appunto è un cappellino molto semplice ma molto molto carino, con il logo. Proviamolo. Io non sono una che utilizza tantissimi cappellini, ma a volte quando sono in outfit super sportivo e magari ho i capelli che sono un disastro, ci sta. Spero di non... Ok, devo... Naturalmente devo... Io ho la testa piccolissima. Metto i cerchietti per bambini, ok? E anche questo mi sta gigantesco ed è praticamente al massimo. Però posso stringerlo ancora un pochino, ma per farvi capire, spero che non si sporchi con il trucco, però sì. Questo è il mio nuovo cappellino Saint Laurent. Non lo so, so che non è una cosa che vi sareste mai aspettati da me, probabilmente vi aspettavate una borsa o, non lo so, una collana, eccetera, invece, appunto, questo è stato il mio acquisto di oggi, il mio secondo acquisto. E poi, terzo acquisto, eccola qui, altra scatola, questa è un pochino più piccola rispetto all'altra, perché... cioè quella scatola enorme per un cappellino, vabbè, e questa scatola è un pochino più piccola ma è decisamente più pesante, chissà se indovinate di che cosa si tratta. Se vi faccio vedere la parte inferiore, lo indovinate, lo vedete, perché c'è la... c'è la foto praticamente. Ta-ta-ra! Tra l'altro questi fiocchetti di
Saint Laurent, ragazzi, sono veramente orribili. Cioè, alla fine sono semplicemente, ci mettono il nodo e sono così scrausissimi. Non lo so, non mi piacciono affatto. Comunque, ta-taran, ta-taran. Questo è l'ordinato online. Ovviamente da sotto adesso avete... No, forse non avete capito. Sì, sì, probabilmente avete capito. Qui all'interno ci sono, come al solito, le istruzioni all'uso, alla cura, eccetera, eccetera, con tagliandini, eccetera, cose che io non guardo mai, ok? Poi qui c'è questa bustina, invece mi affascina, e qui ci sono in realtà i lacci, perché si tratta, ebbene sì, di un paio di scarpe, se non sbaglio, sono... Adesso non ne sono certa, ma penso sia il mio primo paio di scarpe Saint Laurent. Probabilmente sto dicendo una castronata. E ta-ta-da! Ta-ta-da! Vabbè, vi ho spoilerato con un paio di scarpe. Ta-ta-da! Non sono però quelle che probabilmente voi vi aspettate, quelle con il tacco. Che mi piacciono tantissimo, le avrei già prese, quelle con il tacco, con il logo Saint Laurent, per intenderci, che vi avevo chiesto consiglio e in tantissime avete detto Nicole prendile. Solo che, visto che... si sta ancora tanto a casa e sta per arrivare un inverno in cui è tutto un po' incerto, non si sa, non lo so, non voglio comprare tacchi che poi magari non uso fino al 2023, quindi ci sto ancora un pochino pensando, nonostante mi piacciono tantissimo, forse alla fine li comprerò comunque, non lo so, adesso che li ho menzionati voglio andare a comprarli comunque, però per il momento appunto non li ho presi ancora ed ho preso, ta-ta-ra, ta-ta-ra, sono imbustate. Qui c'è tipo le matriosche, avete presente? Cioè, continuiamo con la musichetta, ma non vedrete mai di che cosa si tratta. Ta-ta-ran, ta-ta-ran. Ed eccole qui, ragazzi, vi faccio vedere magari anche l'altra. Sono le sneakers, mamma mia, ho il 40, un piede gigantesco. Cioè, farvele vedere così sembra veramente, il mio piede sembra, cioè, una pinna. E queste, appunto, sono le sneakers. Qui a lato c'è il logo che sembra quasi scritto a pennarello, invece è cucito tipo, e sì, dietro sono nere molto semplici, bianche, basse, con la suola bassa, che mi ricordano tipo quelle che indossavamo tantissimo tipo noi alle superiori, praticamente con i jeans a zampa e queste scarpe così. Adesso stanno tornando un sacco, sono meno di moda le scarpe, le sneakers, quelle molto chunky, molto grandi, e stanno tornando queste più flat, più semplici, che vi devo dire mi piacciono tantissimo, quindi visto che indosso sempre le stesse sneakers bianche, quelle Gucci, mi sono detto ok, prendiamone un altro paio, così magari almeno alterno. Sì, lo so che ho tantissime scarpe, però finisco per usare sempre le stesse tre paia tipo, quindi sì, ho preso queste semplice, la suola in gomma, spero che il numero vada bene, perché appunto non avendo mai comprato un paio di scarpe di questo brand non ne sono certa, ma ovviamente in caso posso restituire e prendere il numero corretto, insomma, ma sarà sicuramente giusto, perché ho il 40 praticamente in quasi tutte le scarpe a parte Valentino, quindi sì, sono molto contenta di questo acquisto. Vi faccio vedere anche la linguetta con il logo Saint Laurent dorato, stesso logo che troviamo poi anche all'interno della scarpa. Sono semplici, ma so che le utilizzerò tantissimo, quindi è stato un acquisto sicuramente ben studiato. Adesso le ultime parole famose, quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi. So che continuo sempre a sistemarmi i capelli, ma quando non li piastro li vedo peggio del solito e tutti increspati, incespugliati. Comunque spero che vi sia piaciuto questo video, mia family. Io sono letteralmente, ho solo prodotti e scatole tutto intorno a me. Ogni volta che finisco di filmare un video haul il mio studio è un disastro. Comunque appunto vi mando un bacio grandissimo, venite qua, vi stacco e vi prendo per abbracciarvi. Siete pronti per il nostro abbraccio? 3, 2, 1, abbraccio forte 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 forte, e io vi aspetto al prossimo video. Ho un sacco di calendari dell'avvento che vi faranno impazzire da farvi vedere. A presto, ciao.